I'm gonna love you. Ciao a tutti ragazzi, in questo video vi farò vedere come creare un file bat per lanciare IO direttamente senza passare tramite il launcher della Gameforge, ovvero questo passaggio verrà saltato. Non bisognerà più usare questo file, questo programma per aprire il vostro gioco. Cosa dovete fare? Andate su blocco note e ora scriverete questa stringa che verrà messa in descrizione. Ok, in questa stringa dovrete cambiare il vostro percorso file. Il mio percorso file dove Ion è installato è di programmi Ion Free to Play bin 64. Se volete farlo partire in 64 bit dovrete scrivere bin 64. Se volete farlo partire in 32 bit scrivete bin 32 al posto di bin 64. Per cambiare il vostro programma file basta che andate sulla vostra cartella di IO, è in di programmi Ion Free to Play e qua abbiamo bin 64 o bin 32. Andate sulla cartella, andate qua, CTRL C, CTRL V, sostituite. Dove è locato il vostro file di Ion, oppure questo qua era per i 32 bit. Se volete i 64 bit, aprite la cartella, CTRL C e CTRL V. Dopo che avrete fatto questo, andate su File, salva con nome, mettetelo dove volete, lo metterò sul desktop ad esempio, e al posto a scrivere tipo ad esempio Ion prova video, ma potete scrivere Ion 32 bit o 64 bit, poi scrivete punto bat. Questa qua è l'estensione che vi permetterà di lanciare, di fare da launcher. Fate salva. E avrete il vostro file, cliccate due volte e il vostro launcher partirà senza passare dalla Gameforge. Ora caricherà, ed ecco qua il vostro gioco che si è aperto. Tac, avrete il vostro Ion pronto per giocare. Ora vi farò vedere come skippare il caricamento del gioco. Praticamente chiudiamo il gioco, chiudiamo il file bat. C'è un semplice trucchetto per skippare tutto il loading string, ovvero quando vi fa il caricamento da 0, 1, 2, cioè bla 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 fino al 100%. Si può skippare questa cosa qua con un semplice modifica a un piccolo file dentro il gioco. Basta andare su il volume D dove avete salvato la vostra cartella di Ion free to play, andate sulla cartella data e poi dovete cercare la cartella chiamata dump, eccola qua, dump. Avrete questi file qua. Sul file config dovete andare col tasto destro, proprietà, e qua avrete attributi qua sotto, solo lettura, nascosto. Generalmente questo qua non è spuntato, cioè è così, dovrebbe essere il file quando lo aprite per la prima volta. Voi cliccate su solo lettura, fate applica e fate ok. Dopodiché aprite il vostro file, il vostro gioco, e per la prima volta dovrebbe fare il caricamento uguale come faceva prima. Quindi farà da 0, 1%, 2%, bla bla bla, fino al 100%. Dopo che vi ha fatto questa cosa qua, dopo che l'avete aperto correttamente, voi cosa fate? Chiudete il gioco e semplicemente lo riaprite un'altra volta, e dalla prossima volta e tutte le altre volte dopo il vostro gioco
verrà caricato automaticamente dallo 0 al 100%, skippando quindi il loading stream, come succede a me in ogni client. Questa cosa qua potrete farla anche con un secondo client. Potrete aprire un'altra e fare esattamente la stessa identica cosa. Però mi raccomando, la prima volta vi farà il caricamento. Dopo che aveva fatto la prima volta e si è aperto correttamente il gioco, lo chiudete e tutte le volte successive potrete riaprirlo e il loading screen verrà skippato e il gioco si aprirà automaticamente. Questa cosa qua funziona sia col file bat, sia con il file della Gameforge. Se io ad esempio apro col client ufficiale, apro col file ufficiale, adesso mi farà il check ready, bla bla bla. Quando finirà di scaricare tutta la roba, ecco, farà esattamente la stessa cosa. Una cosa molto importante è che ogni volta che farà un upgrade il vostro launcher vi farà di nuovo il loading screen, quindi farà di nuovo il caricamento. Adesso probabilmente, ecco, adesso non me l'ha fatto perché non c'era nessun upgrade. Non c'è qualche update da fare. Invece, dopo che avrete fatto l'update, aprite il gioco normalmente, lo chiudete, andate di nuovo sulla vostra cartella di programmi, IO, dove avete salvato la vostra cartella, data, dump, config, proprietà, cliccherete di nuovo, deselezionerete solo lettura, farete ok. Poi dopo riaprirete di nuovo col tasto destro, cliccherete sulla lettura, farete applica e ok, il launcher si aprirà una volta con il loading screen, lo chiuderete e poi si riaprirà di nuovamente senza il loading screen. Importante che questi due numerini devono essere a 1 nel vostro file. Se non so, se sono a 0 li dovete modificare e mettere il numero 1. Dopodiché farete chiudi, salva, eccetera. Bene, questo è tutto, spero che vi sia stata utile questa mini guida. Grazie a tutti, arrivederci, alla prossima.